frenato, mi sarei andato a schiantare. Però questo non mi sembra il posto giusto per partire un video. Quindi finalmente sono arrivato al posto giusto con un wakeboard. Questo aggeggio è uno skateboard a due ruote, come vedete. Più vai veloce, più ti tieni in equilibrio. Quello è l'ultima cosa di cui preoccuparsi. Però vi spiego come iniziare ad andarci. Usate un vostro genitore o un appiglio così, come questo, per tenervi e salire. Poi spingetevi e restate in equilibrio. Così imparate a stare un po' in equilibrio su due ruote. Poi, quando ve la sentite, lo mettete così, salite sopra. Prima questo piede, perché sennò cadete. Che piede è? Che piede è? No, il piede sinistro dovete mettere. Vabbè, se poi voi vi viene più comodo usare il piede destro, però sempre da questa parte dovete metterlo. Sempre dalla parte della curva. Perché sennò è impossibile. Quindi prendete il piede, poi vi attaccate, mettete l'altro piede e poi vi spingete e muovete il piede dietro. Così. Io sono già bravo, quindi lo so già fare. Però ad imparare a farlo ci ho messo circa un giorno. Sono venuto qua. Sono stato un'oretta e mezza, due, e ho imparato ad andarci benissimo. Quindi è abbastanza semplice tutto sommato. Sì, però sì. Tu sai andare sui pattini. Eh? Forse andare sui pattini un po' ti aiuta, sai anche sciare. Sì, beh, forse hai ragione. Quindi un po' di chino, magari più di allenamento per chi invece non è abituato a stare in equilibrio. Beh, vi posso spiegare una cosa. Come salire? Adesso mettete il piede sopra la curva, qua, poi mentre spingete verso di là col piede, mettete l'altro piede qua, così. E poi iniziate a fare questo. Circa 3 giorni ho imparato a fare le curve, perché non sono così facili in realtà. Sembrerebbero facili, ma non sono facili. Guardate. Sembrano facili, ma alla fin fine sono difficili. Tipo, se sei in un posto piccolo, sono difficilissime. Lo wakeboard è anche noto come casterboard. E le sue ruote sono montate a una barra di torsione, questa qua rossa, e sono montate apposta per far sì che più girano e più vai veloce. E così non devi fare lo solito movimento dello skateboard, che metti il piede giù, spingi e poi risali. E non è quello. Infatti il movimento è più simile a quello dello snowboard o del... come si chiama? Surf. Che cavolo, mi sono dimenticato surf. Mi sono dimenticato di dirvi come si scende. Non esiste un modo per frenare, infatti l'unico metodo per fermarsi è questo. Buttare giù l'asse dello wakeboard o da un lato o dall'altro, e così si ferma e tu scendi. Ok, ma non potresti anche girare fino a fermarti? Sì, è vero, però se stai andando troppo veloce non funziona. Guarda. E già subito poi a alla fine perdi troppo equilibrio. Perfetto, no? Scrivete da 1 a 10 quanto vado bene nei commenti. E se volete la parte 2, iscrivetevi e lasciatemi piace. Ciao!